Ok, rieccoci. Allora, stiamo facendo le solite cose, cioè conquistando l'Italia e cercando un attimo di finire la conquista sostanzialmente della penisola iberica. Allora, l'abbiamo completata, credo. Abbiamo un po' di problemi d'ordine pubblico. E poi dovremmo andare ad attaccare, diciamo così, i Veneti. Fra l'altro, questa rischia di essere l'ultima parte perché se guardiamo l'obiettivo, ci manca soltanto Mauritania e... Beh, quattro province. Mauritania e Lazio e Campania. Lazio e Campania ovviamente non ce l'abbiamo, ma abbiamo qua un esercito che sta aspettando praticamente di attaccare Roma. Ci manca solo Roma. Mentre Mauritania abbiamo ancora i Mauri, con cui potremmo o allearci o andare in guerra. Vediamo se possiamo... No. Speak, my friend, and burden yourself of Voglio diplomacy, neanche and parti di let us find un'aggressione. agreement here, in the fashion of simple, honest men. Quindi noi cominciamo a cancellare il patto commerciale. If the river dries up, what will the fisherman eat? Will he still love Possiamo his dichiarare daughter? guerra subito, fantastico. Pensavo che portassimo fuori come traditori, cose del genere. Allora, non posso reclutare un altro esercito. Tra l'altro qui cosa potrei reclutare? Ben poco, credo. Più altrettanto poco. Forse, infatti sì, Cartago 9 è l'unico, è il posto più vicino dove posso reclutare qualcosa di decente. Però come abbiamo visto, non abbiamo praticamente... non possiamo reclutare altra roba. Però qui ne abbiamo due. Ture adesso ha le mura. Quindi non dobbiamo più tenere un esercito qua. Andiamo qui. Ok, forse era meglio tenere i generali in con la cavalleria, però è uguale. Andiamo qui. Reclutiamo un po' di roba. Una balista cartaginese non sarebbe male. Mettiamo un po' di roba e poi andiamo ad attaccare i Mauri appena possibile. Poi dovremmo avere una flotta in giro. Ok. Che ha conquistato, che ha attaccato Olbia. Possiamo attaccare Alalia e distruggerla. O meglio, razziarla, insomma. Quello che ci dà più soldi. Aumentare la velocità di reintegro perché con le navi è sempre molto lenta. Però lì non è un problema, quindi siamo tranquilli. Credo a questo esercito che avevo mandato indietro per cercare di reintegrarsi un attimino, e lo sta facendo. Qui non ha senso attaccare Roma perché è già messa male. Dobbiamo vedere le province con problemi di ordine pubblico. Qui Notremo dovrebbe andare a posto, no? Sì. Britannia non andrà a posto, però possiamo comunque potenziare. Ma non possiamo potenziare quello perché ci manca il cibo. Vai, potenziamo questo. E basta. Penso di poter fare nient'altro. Potremmo reclutare altra roba qua, però per il momento direi che non è necessario.
Roma sbarca, ma non credo che faccia più di tanto. Più che altro se non sbarcava era a rischio. We fire this arrow straight and true. It is. Accettiamo il patto di testo militare perché tanto non ci serve, però che ribelli attaccano Olbia. Non ho capito perché le attaccano così. Comunque. Iruna penso che sia da queste parti di qua, no? Esatto. Dov'è? Non ho ben chiaro la situazione. Abbiamo un bel meno 21. Però dovremmo avere un altro esercito, esatto. Servirà per andare ad attaccare Nemausus. Roma. Oh, che bravi. Hanno creato un esercito qua. Fra l'altro Roma non mi pare che sia molto difesa, per niente. E dovremmo poterla anche autorisolvere, credo. Sì. Cercando di perdere il generale, ma cioè perdere il generale, perdere l'elefante, non il generale. Il generale non lo prendiamo, cioè è quasi impossibile perdere il generale, basta, nelle battaglie automatiche, cioè nell'autorisoluzione, no? Noi teoricamente abbiamo tutte le province che ci servono. Cosa che vorrei sistemare almeno l'edificio principale, no? Quindi teoricamente già adesso potremmo dire, ma non lo so, magari dobbiamo conquistare ancora dei territori. Sì. Però abbiamo bisogno di un po' di soldi perché voglio. Reclutare roba qua, ovviamente. Altro posso avvicinarmi e posso arrivare fino a qua. Ovviamente potremmo prendere anche dei mercenari, però un po' di cavallerie perché andiamo a che fare contro un esercito pesantemente di schermaglietori, immagino. E qua non possiamo muoverlo, quindi finiamo il turno. Ecco, dobbiamo anche spostare i cosi qui. E tanto qui non mi serve più, meglio che vai qua. E anche tu. Vabbè, no, tu magari puoi anche rimanere qua per dire, però. My people wish to offer you this gift of gold, if you will take it. The spirits tell us that we should offer you gold. We do. Tanto, appunto, non dobbiamo più conquistare altri territori, almeno qua in My Italia, quindi. people wish to offer Con you voi this no, gift perché of almeno questa gold, provincia qua volevo if you will prenderla. take Per it. avere, appunto, quei. Insomma, è per essere sicuro quantomeno di avere. Di avere tutte le province necessarie, ecco. Allora, non lo so.
Allora. Qui purtroppo sono state fuori tutte le favelas, ma... Voglio fare prima cosa... How can I serve? Lady Tanit, bless our journey. Ok. Qui cercato di andare ad attaccare Corfinium, almeno assediarla, non lo so. Solo due turni. Ok. Altre città con problemi di ordine pubblico, o meglio, altre province con problemi di ordine pubblico. Non ce ne sono. Aspetta, qualche problema di cibo. Però vabbè. Come si suol dire, fotte sega. Questo qui non serve più niente neanche lui. Tu puoi andare ad attaccare Nemausus, che sarà probabilmente libera, infatti. Poi ci vorrebbe un esercito che va lì, un esercito che va di lì, però qua fortunatamente... E ne abbiamo due, ma... Vedremo un attimo... Che c'è questa ribellione che probabilmente scoppierà, quindi... Però ecco, se noi portiamo fuori gli eserciti... È meglio, perché almeno scoppia subito e basta. Appunto abbiamo i soldi, facciamo anche questo. Però non me ne frega niente. Abbiamo qualche soldino in più. Sì, però effettivamente questo qua potrebbe venirmi a rompere le scatole. Se comincia ad assalire potrebbe crearmi dei problemi. Vediamo. È prima di domani, eh. E però possiamo anche spostare adesso Annibale prima o poi. Me ne faccio anche il caso che scompaiono definitivamente, ma... Presumo che finché non attaccano... No. No, ma non viene... La Madonna. Anche lui ha perso un po', però. Ok, allora costruiamo tempio. Poi teoricamente Roma sarebbe buona per avere gli edifici militari, perché comunque ha più due agli edifici di reclutamento. Quindi facciamolo. Siamo meno 96, sì, no. Potrei far scoppiare la ribellione, ma preferirei comunque evitare. Dove è scoppiata la ribellione? La scoppierà nel prossimo turno. Per il resto siamo a posto, sembrerebbe.
No. Qui però dovrebbe andare a posto una volta eliminato quello lì. Cibo? Sì. Non facciamo questo perché devo costruire. Meglio, devo reclutare altre unità qui. Abbiamo un'altra artiglieria. Adesso il pericolo con questo esercito qui in Corsica, o meglio con la flotta in Corsica, è che se loro dovessero attaccarmi, per qualche arcano motivo, io comunque non posso andarmene. Devo per forza combattere come se fossi stanziato all'interno dell'esercito. E rischio di perdere tutta la flotta. Bless our journey. Comunque meno 19. E questo qua comunque è il caso di che cominci a portarlo giù. Per cui la situazione dovrebbe comunque tendere a stabilizzarsi, credo. E dovrei avere anche un agente. Prima o poi arriverà. Prima cosa, reclutiamo ancora qui. Penso che questi tre siano sufficienti, il resto poi li prenderemo come mercenari una volta che siamo lì. Qui. Io glielo lascerei prendere all'Alia. Oppure stare all'esterno della città in modo che se succede qualcosa posso comunque andarmene. E con se succede qualcosa intendo se dovessero attaccarmi. Qui la situazione si sta stabilizzando. Province che hanno problemi qui. Ok. Anzi, non posso neanche partecipare. E hanno preso l'alia senza che io potessi farci nulla. Non è un problema, ovviamente. Ok, allora tu vai qua. Vai il più avanti possibile. L'ordine pubblico qua è a posto. Quindi allora facciamo che tu vai su perché sei un po' quello che fa un po' più schifo. No, beh, oddio, tutti e due sono un po' scarsi. We fight for you, my lord. Balhamun be praised.
Vediamo che prendiamo un po' di roba pesante. We fight for you, my lord. Dovrebbe essere piuttosto. Sì, non è che sia poi complicata, voglio dire. E non hanno cavalleria. La mappa dipende, insomma. Qui in alto non è, cioè non è proprio il massimo, perché lui probabilmente si accamperà un po', però possiamo metterci qui in alto noi comunque, attaccare da questo fianco. Abbiamo anche un'unità d'elite, o meno, da con molti livelli di esperienza abbiamo più tiratori di lui. Non dovrebbe essere un grosso problema. Ha un sacco di lance che potrebbe bloccarci le cavallerie, però di più che altro ecco, ha un sacco di fanterie rispetto a noi. E tutte hanno i giavellotti. Questo spadaccino sarà importante tenerselo per il suo fedele giuramento. Temo che vadano a mettersi su quella. No, non sono andati a metterla. Allora, questi qua cosa sono? Forse sono cuori iberici? Credo siano iberici. Allora facciamo che tu vai qui. Ok, con un bilancio delle forze rischiamo di perderla. Non ne sono così convinto, ma ok, quindi vengono loro. Andiamo qui. Così almeno li posso tirare al di fuori dalle mura. Dal sì, dalle mura, dal dell'altura, cioè dell'altura delle ciao. Se penso ad una cosa e dico quella cosa invece che fare qualcosa contemporaneamente meglio. Fuori dalla foresta. Ah, oh, no, non arrivano loro. No, infatti. Dovrei riuscire ad eliminare quasi questo esercito, perché voglio dire, l'unica roba è rari, ma voglio dire, rari prendono comunque, no? Boh. Mi è un buon generale? Sì.
Non li vedo perché sono sotto quella collina. Non è il massimo perché sono nella foresta adesso. Sono anche tanti. Oh, cosa state facendo? Il generale ha tenuto all'indietro, quindi... Ovviamente devo utilizzare qualche abilità. Sarà un granché, però va bene. Vediamo se riusciamo. Ok, qua dobbiamo... Le
Sto tentando. Oh, forse dovrei attivare tipo la falange, non lo so, potrebbe essere una cosa utile. Qua stanno. Cavalry! Melee cavalry ready! Quickly now! Qui per un momento. Questa qua non sta servendo granché, perché purtroppo qua stanno già scappando tutti. Ok, vanno tutti.
Swift horsemen! Cavalry! Cerchiamo di eliminare i generali. Così almeno non ce le abbiamo più per più fare le scatole dopo. Sicuramente il generale dei Veneti l'abbiamo eliminato. 298, vabbè, le cavallerie ovviamente hanno fatto tanto. Anche questi lancieri hanno fatto tanto, stranamente, cioè non me l'aspettavo, diciamo. Il tasso hanno fatto parecchio, frombolieri non così tanto, ma... cioè il problema, diciamo, tra feltasti, cioè non è che sia il problema, ma la grossa differenza fra feltasti e frombolieri è che i frombolieri tirano sempre, diciamo, perché comunque hanno molta più portata, però magari non li usi in modo così efficace come invece puoi fare con i peltasti. Nel senso che i peltasti tirano poco, ma questi qua hanno tirato tutti nelle spalle degli avversari, voglio dire. E alcuni di loro poi sono andati anche un po' in corpo a corpo, caricando sempre le spalle. Poi sono ottimi i peltasti, c'è poco da fare. Ok. Diciamo che potremmo anche... Allora, qui potremmo fare due cose. Potremmo ovviamente attaccare Massilia. Però potremmo anche prima finire questo qua. Ma possiamo comunque attaccare poi anche Massilia, perfetto. Quella era la mia paura. Perché se non attaccavamo Massilia prima, non potevamo finire l'esercito dei Veneti. Quello era poco ma sicuro. Mentre se attaccavamo prima quello dei Veneti, c'era il rischio di non avere più abbastanza movimento poi per attaccare anche Massilia. Ma invece ci siamo riusciti, quindi. Siamo qui ancora un po' in un turno. Allora qui non possiamo attaccare Alalia perché sarebbe un po' troppo un po' un casino. Abbiamo fatto pace con gli Etruschi. Ok, marcia forzata. Sì, no, sicuramente avremo abbastanza mercenari per prendere quella città. Non è che ci voglia un granché a prendere le città dei quelle popolazioni, insomma. Abbiamo fretta di... conquistare, teoricamente sì. Perché abbiamo bisogno ancora di tre province. Quindi beccheremo un'altra almeno. E teoricamente se prendiamo Corfinium... potremmo aver vinto. Però a questo punto aspettiamo, perché potrei fare un attacco... cioè, quello che potrei fare è spostare questo esercito qui, attaccare con Annibale e questo contemporaneamente e la conquisto. E ne avrei un altro, sarei a 48. Con questo qua vado a 49, con questo qua vado a 50. Quindi aspetto che questo qui arrivi in posizione e poi lo faremo. Qui ci do poco, come dire, non ci sto tanto a pensare perché non ho voglia neanche di perderci troppo tempo.
Perché quello lì mi attacca nel mio territorio e può fare un po' quello che vuole. E c'è sempre la spia che mi attacca anche lei. Ovviamente possiamo prendere anche Genova per dire, però. Ho fatto bene i calcoli. In un paio di turni dovremmo aver comunque finito. Sì, forse potevo, dovevo accettarlo, però vabbè. Non c'ho, cioè, non ci stavo facendo caso. Quanto siamo? Più 16, perfetto. None will escape! Problemi di ordine pubblico da qualche parte? No. Questa qua però non è tassata. Stai lavorando. Tre turni ancora, credo. Sì, perché comunque il prossimo turno probabilmente non possiamo prendere il territorio dei Mauri. Perché non credo di aver abbastanza movimento. Però il turno successivo sì. E appunto, non il prossimo turno, ma il turno ancora successivo, probabilmente la campagna sarà finita, credo. Non succede niente di terrificante, voglio dire, però. Non credo. Credo che Roma riesca a combinare molto. Vabbè. Sofonisba. Ok, allora questo qua va a prendere l'Ugdun, che dovrebbe essere scoperto. No. Non è scoperta. Vabbè, probabilmente riusciamo a prendere lo stesso per dire, però. L'importante è riuscire a arrivarci in un turno. In un turno comunque riuscire ad attaccare lì. Tra l'altro Roma è stabile adesso. No, possibilmente abbiamo finito la campagna. Controlliamo un attimo però. Sì. Prendiamo roba che valga parecchio. Tipo. Bene, cavalleria però non sono. E non penso che valga la pena vedere una battaglia del genere. E questo è fatto. Non so neanche perché sto facendo sto lavoro qui, però che se ne frega. Qui. Ready for battle.
At your command. Prendere unità migliori. Balhamun be praised. Se posso eliminare questo e questo per recuperare qualcosa di meglio. Tipo come minimo. Serve the mighty Carthage. None will escape. My lord. Ok. Manca ancora una provincia che sarà Corfinium. At your command. We take this settlement for you, my lord. Besieging settlement at your command. My lord, is that all, my lord? Attack! Ready for battle. Ok, finiamo il turno e abbiamo vinto, no? Ok, dire che non è caso di star qui a vedere le abilità di Sisoi. Non sono abituato a vedere, cioè, non so bene come funziona per vincere la campagna, perché... Ok, questo direi che è il video finale. Ok. Qui differenza di Warhammer non c'è come dire, il time lapse con tutto il lavoro che avete fatto. Quindi direi che per questa parte è tutto. Se il video, anzi, non soltanto per questa parte, per questa campagna in realtà è tutto. Andrò avanti soltanto con la campagna per il momento, soltanto con quella della Bretonnia, praticamente. A meno che non mi venga in mente qualche idea, ma non lo so. Punto per questa campagna è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!